E buonasera ragazzi, bentornati in questo nuovo fantasticissimo video in cui, come avete letto dal titolo, siamo nel secondo episodio della demo di Anthem e ci vediamo subito un attimo la fucina, perché come avete visto, se avete visto il video precedente, altrimenti guardatelo per capello, abbiamo sbloccato un po' di cose, ovvero all'inizio delle armi abbiamo sbloccato, vabbè, abbiamo due slot, possiamo equipaggiare tutte le armi possibili, quindi non mi sembra ci sia una differenziazione tra primarie e secondarie. E abbiamo sbloccato tre, no, quattro armi non comuni, ovvero un fucile a pompa, una pistola mitragliatrice, una mitragliatrice leggera e un fucile d'assalto. Io al momento ho equipaggiato la mitragliatrice leggera e il fucile a pompa, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Tra l'altro ho anche fatto qualche ritocco al mio strale che mi piace di più e adesso niente, io direi che possiamo subito andare con la seconda missione. Ok, allora dobbiamo andare a invertire le funzioni del manufatto di Mattias per poterlo, diciamo, riunificare, perché come avete visto nell'episodio precedente si è tipo sdoppiato toccando questo collettore, come lo chiama lui. Va bene, continuiamo con la missione e andiamo a magari faremo penso un video riassuntivo di tutte le meccaniche. Adesso vediamo perché ancora la Ah, demo qua sotto probabilmente. è un po' sbavazzina, quindi dobbiamo ancora prendere la mano bene con tutte le meccaniche. Diteci comunque qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un video riassuntivo, diciamo, di quello che abbiamo capito, di tutti i dettagli che possiamo poi dire riguardo al gioco, essenzialmente. Va bene, comunque, andiamo dove eravamo prima. Che schifo, è pieno! Ah! Ah! Quanto sono brutti! No, come si Per cambia arma? Come si cambiare cambia arma? arma bisogna quadrato, devi tenere premuto Quadrato? quadrato. Sicuro? Ah sì, è vero, ok. Oh, pompa pauroso. Che schifo, sembrano veramente i cosi di Alien. Sono proprio brutti. Ok, Freccia qua, freccia qua. il fatto che bisogna tenere premuto Uovo e quadrato per cambiare arma discordia. mi fa abbastanza schifo. Vai, andiamo a uccidere tutti questi ragni brutti e schifosi. Ecco, queste per esempio sono creature diverse da quelle che abbiamo affrontato nello scorso episodio. Perché nello scorso episodio, sì, però minchia, tenere premuto quadrato per cambiare arma è tipo, diciamo, di secoli. Diciamo, nello scorso episodio abbiamo affrontato il dominio e non le creature del caos. Queste sono le creature del caos, ovvero i mostri che abitano questo mondo. Sono due amori comunque. Ok, sfida completata. Prova leggendaria di Freccia qua. Gaara. Ok, continuiamo con le ricerche. Torna ai campioni ad Aruna Kori. Sì, le nostre conversazioni ci hanno portato a credere che la scissione abbia distorto la realtà. Ci sono degli effetti collaterali. Aruna Kori è specializzata in analisi di questo tipo. È in missione, di supporto alle sentinelle. Ricevuto. Ok, quindi dobbiamo andare da questa Aruna Koli che a quanto pare ne sa un po' di più. Comunque il raffreddamento funziona anche se stiamo vicino all'acqua. Cioè non ci fa aumentare il surriscaldamento. A te non piace niente. Abbiamo soldati del dominio che si dissolvono. Non è un buon segno. Calma, non dovremmo saltare a conclusioni affrettate. Quindi volete starvene seduti qui senza fare niente? Dove vorresti andare? Che succede? Potete aspettare il mio ritorno al forte prima di iniziare questa discussione. Sumner se n'è andato. Ha preso ed è uscito come se niente fosse. Ha lasciato il laboratorio. Non lo so. Tu trova Aruna Kori. Qui ci pensiamo noi. Ecco, qui si va sott'acqua. Ci sono le anguille, che schifo. Posso picchiarle? Ok, non si può fare tipo niente sott'acqua, si può solo nuotare. Non si può nemmeno sparare. Solo nuotare. Ok, e uscendo dall'acqua siamo tipo raffreddati per un sacco di tempo. Ragazzi, comunque cioè, le ambientazioni sono veramente spettacolari, sono Sono bellissime. entrato in una caverna acquatica e non riesco più a uscire. C'è qualcuno che Ecco. deve essere curato qua. Dannazione, ci sono i metamorfici. Devi aiutare quelle Sono sentinelle. metamorfici adesso. Boom. Ok, tutti morti. Prepariamo la sentinella qua. Aia, ci sono delle caccolette esplosive. Ho il pompa.
Ah, questi sarebbero i famosi caduti. Essenzialmente il baluardo difensivo è una pozza. Ci abbiamo un po' più spesso, ma... sì. Qui diciamo che penso una delle sentinelle ha questi attacchi congelanti, quindi possiamo provare ad iniziare a fare qualche combo, ma... per quanto possiamo pensarci. Morfico. Che non so cosa sia questo web morfico, ma è tipo è grosso. Ma è bellissimo. A me fa abbassire sto fatto di volare per così tanto. Sì, è vero. La cosa molto interessante è che la mappa si sviluppa molto in tridimensionalità. Cioè non è solamente piatta, diciamo, come può essere quella di Destiny. In realtà mi mette un po' ansia il fatto di vedere sto riscaldamento, raffreddamento, come si chiama. Ma in realtà basta prendersi un attimino la mano e poi capisci anche quando raffreddarlo, quando fermarti e tutto. Ok. Dobbiamo salvare questa gente, come? Sparando non funziona. Oh, qui ho trovato un altro oggetto comune, ovvero altre monete. Le monete, ragazzi, in teoria servirebbero per comprare, penso, solamente le caratteristiche estetiche. Aia, aia. E quindi al momento penso siano abbastanza inutili. È scomparso il tipo. Grazie. Sì. Preferiscono scoprire cosa aveva in serbo per noi con l'evo morfico. Non ricordo. Sì? Ah, ma l'abbiamo sconfitto il tipo ciccione enorme? Sì, che non l'ho visto io, però. Vorrebbe che tu... analizzassi questo. Dove l'avete trovato? Le energie che emana. Posso elaborare questi dati una volta tornata al forte. Trasporterò Aruna e gli altri prigionieri nel vettore. Dovresti eliminare l'evo morfico di cui parlava. Altrimenti non sembra niente di buono. Che aspetto ha quest'evo morfico? La sentinella ha detto che è enorme e pericoloso. Non so se avete notato, ma questa Aruna ha la stessa doppiatrice di Amanda. Bello, andiamo a prendere lo schiaffo. Sì, eliminiamo l'evo morfico. Io mi salgo su Oddio. Questa bella montagnetta, così nessuno mi tocca. Ok, io sto calmo qua sotto. L'unica una cosa che mi dà abbastanza fastidio è il fatto che le armi non si possano cambiare, diciamo, durante la partita. E che bisogna stare per forza al forte per poterle cambiare. Cioè, per esempio, adesso mi era venuto in mente di mettere un lanciagranate, però non posso. Mi sta facendo malissimo il tipo. Oddio, cioè, il gioco si sviluppa molto in tridimensionalità. Questa è una cosa che fa molto piacere, ma che è allo stesso tempo abbastanza difficile. Corri, prendi le munizioni e scappa. Vita, 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 vita. Bisogna anche cercare di prendere la mano con questo sistema della vita che va recuperata solamente raccogliendola. Ai, 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 sono tipo morissimo, sono tipo mortissimo. Sono morto. Ah, grave avaria, impossibile da riparare. C'è scritto rigenerazione in corso, ma non capisco. Non c'ho la super. Restami. Ah, ho capito. Ok, devo fare una cosa che non ho fatto. No, 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 super. Granatiamo questi. Sì, ce l'avete ucciso. Ok, è morto. Ah, un altro oggetto. Oh, un oggetto blu. Ho trovato... Cosa ho trovato? C'era un oggetto blu che non mi ha... Basta, non mi ha fatto vedere... Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Oggetto non comune, oggetto non comune, oggetto non comune. Abbiamo trovato tre oggetti non comune. Ok, spedizione yes. Completata. Quanto siamo fichi tra tutti. Certo, non capisco perché ogni tanto ci sia gente a caso che non conosco. Tommy, erano quelli match con noi. Oh, perché tu c'hai una medaglia in più? Non vale. Certo, c'ho anche più piedi di te. Ma non è giusto questa cosa. Rango alleanza non ho capito cosa sia. Fucile a pompa, fucile di precisione. Io ho trovato un lanciagranate. Testa una... di martello.
Pistola di grosso calibro. E lancia granate. Ah, il granata L'esplosione. infernale. Io ho trovato l'esplosione a impulsi, ovvero Io ho trovato anche la lanciamissili granata del gelo. d'assalto. Ok, detto questo, una parata con la runa. Sarebbe Amanda. Devo dire No, che nel bella. forte i frame non sono al massimo, eh. Spero che lo miglioreranno questa cosa. Aggiunge il Cortex. Non Non penso proprio. disponibile nella demo. Va bene, questi pezzetti non so cosa servono, però ne ho visto anche un altro in giro. Bene, eccoti. I Ciao campioni che Amanda. hai portato, cos'erano? Beh, erano soldati del dominio. Immaginavo qualcosa di simile. Il decadimento della realtà non è piacevole. Decadimento della realtà. Quando uno strumento dei creatori attinge all'inno, modifica la realtà circostante. E la realtà è molto meno stabile di quanto si creda. Una variabile sbagliata e l'intera equazione collassa. La realtà collassa. Questi uomini del dominio, qualsiasi cosa gli sia successa, ne ha alterato la natura, le fondamenta stesse della loro esistenza. Ma non è andata bene. Qualcosa non ha funzionato. Non potevano durare. Cos'ha a che fare questo con Mattias? Qualsiasi cosa sia successa a questi uomini, è successa anche a Mattias. Non starei dicendo. Il collettore deve avere esercitato una forza su Mattias. Significa che lui, loro sono instabili e in grave pericolo. Devo andare. Ok, quindi essenzialmente vi riassumo un attimo la trama che non si capisce molto da questa storia della beta, ma ve la contestualizzo un attimo. Ovvero c'è questo dominio che è una fazione di uomini, di umani, che vogliono mettere le mani sull'inno della creazione, un potere a noi sconosciuto, creato da appunto i creatori, che riesce ad alterare la realtà come cavolo gli pare essenzialmente. Solamente che giocando con questa cosa hanno fatto i danni, quindi si sono scissi e sono instabili. Stessa cosa è successa a Mattias. Sei tornato. Sei tu, Che vero? devi fare ora Non te? riesco a mettere a fuoco Devo parlare con i miei Mattias. bulbi oculari. Dov'è finito Sumner? E dov'è il collettore? Era impaziente. Voleva verificare la sua teoria. L'ha preso lui e mi ha spinto. Non forte, ma ha ferito i miei sentimenti. Cosa ha detto Aruna? I soldati del dominio sono stati colpiti da una specie di decadimento della realtà in seguito alla loro scissione. La realtà è cambiata in modo imprevedibile e perciò erano tremolanti, come una gelatina instabile. Oh, questo spiegherebbe perché mi sento stranamente poroso. Non è una bella sensazione. E nessuno dei miei arti funziona come dovrebbe. Dobbiamo trovare Sumner. E il collettore? Il generatore dell'effetto sarà sicuramente parte della soluzione. Sapete dove è andato? Diceva che aveva bisogno di bere, che sia al bar. È un punto di partenza. Quanto tempo ho? Sento odore di tosto bruciato. Non molto. Fa in fretta. Ok, quindi essenzialmente Andrea. la storia è sempre quella. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, in questa demo, spero assolutamente che questo lo risolvano, i personaggi non sono per niente espressivi. E questo penso sia un dettaglio che hanno tralasciato col fatto che è una demo, appunto. E quindi spero che lo risolvano. Boh, speriamo più che altro perché sennò è un problema. Beh, se no è un po' brutto vedere sempre sti così monoespressivi. Qui dobbiamo cercare Sumner, però Non io non vedo lo Sumner vedo. da nessuna parte, ma c'è Aruna. Forse l'ha visto. Prova a parlarle. Specialista, fammi indovinare. Cerchi Mattias. Sì, uno di loro. Voleva bere qualcosa, ma non l'hanno fatto entrare. È stato bandito dal locale mesi fa. Maledizione. Quindi se n'è andato. Ho cercato di parlargli dei campioni che avevi trovato, ma non sembrava interessato. Si è sempre comportato in modo distratto, ma mai da maleducato. È stato strano. È complicato. Quel Sumner sembra essere la parte più pungente della personalità di Mattias. Dobbiamo trovarlo. Non so quando comincerà il decadimento della realtà. Ricevuto. Ok, andiamo a Messo. cercare Non questo vedo Sumner da Sumner. nessuna parte. Potrebbe avere ancora il suo vincolo. Collegami. Rilevo il vincolo, ma non riesco ad effettuare la connessione. Posso rintracciarlo, però. Eccolo, è nei pressi della fucina. Tra l'altro, la mentalità dei personaggi non li conosciamo perché sta Fei non si sa chi sia, non l'abbiamo mai visto. Ok, trova Sumner alla fucina. Io ragazzi penso che per questo episodio possa anche essere tutto. Beh, sì, soprattutto perché dopo io sono già parlato, ho già parlato alla cucina, ti chiede semplicemente Sì, anche di io l'ho già fatto. andare, appunto, là ti chiede di andare a cercare Sanna.
Quindi sì, chiudiamo qui. Quindi io penso che per questo video possa essere tutto, ragazzi. Stiamo piano piano scoprendo tutti i dettagli che ci ritroveremo poi nel gioco vero di Anthem. E io spero, ragazzi, che se il video vi sia piaciuto lasciate like, commentate, condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Quanto ubriaco!